Wow, che belli che siete qua a Lugano, eh? Sembrate un po' luganesi come aspetto. No, belli, belli, belli. Lei un po' meno, scherzo. Non male, normale. No, faccio così per far vedere che sono io, perché sennò uno mica ci crede, no? Voi siete veri? Me lo fate vedere? Vabbè. Allora, grazie, bello, veramente bello, ma che carini. Poi sembrate anche interessati, no? Allora, oggi vi voglio parlare di digitale, ma cerco di farlo in un modo che vi possa ispirare. Ci proviamo? Non questo ispirare qua, un altro. Allora, attenzione, perché ragazzi, non c'è niente da fare. Il digitale è ovunque. Ormai io sono 35 anni, anche se sono giovanissimo, che mi occupo di questo settore, e ne abbiamo viste di tutti i colori. E oggi ormai è nelle tasche di tutti. Poi magari non si sa che cosa c'è dietro, però è nelle tasche di tutti, cioè abbiamo a che fare, non possiamo farne a meno. Pensate che anche quelli che non ci vogliono essere, ci sono. Dice, io non voglio esserci. Tu cerchi il suo nome, lo trovi, e si parla di lui. Anzi, è peggio se non c'è, perché si parla di lui senza che lui possa dire non è vero. Si parla male di lui, no? Un'altra cosa che sta succedendo è che ci sono nuovi confini, perché una volta internet era piccolo piccolo, adesso ci permette di vendere il formaggio strano fatto in pochissime forme, il vino più incredibile in giro per il mondo, dal paesino più strano, cosa che una volta non era possibile, e soprattutto lo può fare anche chi non ha grandi budget, no? Chi non ha grandi possibilità. E poi la vita delle persone, no? Dai, quanto ci tocca, eh? Quanto tocca anche i nostri figli! Non sappiamo cosa fare, perché poi ricordatevi una cosa, che una volta noi avevamo esperienza del passato, avevamo 3-4 generazioni più o meno che raccontavano e che ci spiegavano come bisognava vivere. Adesso non più. Cioè, la nonna ci diceva, occhio, ci sono le automobili, vieni stirato, non prendere l'aria qua che ti viene la polmonite. E quindi noi lo sapevamo. Adesso la nonna non c'è più che ci dice, occhio alla password, scegli la complicata e non darla a nessuno. Non c'è, bisogna farlo. E i ragazzi nascono e crescono strani, molto strani. Non so, chi è che ha nipoti o figli qua? Vi riproducete, bravi, no? Anche io, sì, c'è mio figlio che cerchiamo di... un po' di nepotismo, perché sennò... ma cambiano strani, eh? Guardate, allora, questa è una bambina tipica, cerca di cliccare sui giornali. Fin qui c'eravamo. Preme sul banner, ma siccome non va sto banner, che cos'è che fa? Prova il dito sulla coscia, perché non va. Non il banner, è il dito che non funziona. Capite che sono cambiate le cose, ma tanto. E poi siamo cambiati, dai. Fa vedere qua? No, qua no. Quindi possiamo farci due risate. Qua non c'è nessuno così. Però proprio tanto siamo cambiati, eh? E c'è una contrapposizione importante, tra i due mondi. E poi condividiamo tutto, dai. Una volta io mi ricordo che mi dicevano, ma perché pubblichi tutto? I primi blog, anni 2000, 2004. Perché? Cosa te ne frega? E gli stessi oggi pubblicano perfino il piatto di cosa mangiano la mattina. Addirittura ieri sera mi sono arrivati tre amici che fanno i radiologi, non so se è, che mi hanno mandato un selfie, pure loro. È una roba... cioè, ma basta, no? Non è un po'... Anche i ragazzi sono cambiati tanto. Vi ricordate? Una volta bisognava dire, torna a casa! Basta star fuori! Devi tornare a casa, è pronto da mangiare! E oggi non ce li tieni a casa, eh? È proprio il contrario. Allora gli dici vai a giocare fuori e loro vanno. Capito? Vanno proprio a giocare fuori. Comunque c'è chi fa fatica a cambiare. Fa una fatica pazzesca e non ce la fa. Proprio non ce la fa. Non ce la fa. Però io cerco di aiutarli e uso una tecnica. Dico, attenzione, se ce la fa lui, perché è troppo complicato, se ce la fa lui, ce la puoi fare anche tu. Questo va bene per i nonni, eh? Glielo mandate, di guarda, se riesce lui, non mi puoi dire che non ce la puoi fare. Cioè, non me ne parlare, eh? Comunque, tornando seri, perché ogni tanto per capire le cose bisogna farsi anche due risate, perché così arrivano belle alla pancia. Tornando seri,
Questo è un mondo che veramente sta cambiando la vita di tutti. E ad esempio la scuola. La scuola è ferma in generale, sia Italia, sia Svizzera, sia che sia, di solito dico qua meglio, ovunque sia, però poi mi beccano e allora non è perché registrano. E di solito no, è un po' indietro, un po' in tutto il mondo. Poi c'è chi fa degli esperimenti, ma non c'è nessuno veramente avanti, perché è tutto cambiato in un modo che non si pensava nemmeno che potesse esserci prima. E allora perché un po' indietro? E perché oggi viviamo tutti in un mondo in cui dobbiamo stare nella formazione continua. Non smettiamo mai di imparare, si torna a scuola sempre, le cose cambiano velocemente, c'è poco spazio per dire. Oh, a parte chi studia ovviamente... che ne so io, storia del Medioevo, quella rimane così, però anche loro, perché con la storia della realtà virtuale, no? E oggi si possono fare cose in modi che non erano pensabili, si possono studiare materie che si studiano al Massachusetts Institute of Technology, perché te lo danno gratuitamente, ci sono corsi gratuiti di ogni tipo, ognuno può diventare bravissimo in qualcosa gratis, e quindi è tanta roba. E poi oggi non basta più solo sapere le macro cose, bisogna anche diventare bravi nei soft skills. I soft skills sono tutte queste, come dire, cose che bisogna imparare correlate alla propria professione, no? A quello che si sa fare bene, che però bisogna sapere fare. Tra le varie attività, adesso ho smesso con un master, ne ho preso un altro, non sto a farvi il curriculum che non diciamo più, però diciamo che è la seconda volta che incrocio studenti che alla fine fanno master nel senso dell'MBA, non quello della biennale, e che alla fine le aziende prendono quelli che sono più bravi a parlare in pubblico. Tu dici, ma come? Sono quello, è bravissimo in matematica, è un master sulla matematica. Eppure gli soft skills sono... una delle cose più importanti. E tra queste c'è, che ne so io, banalmente tra noi persone, perché qui ognuno poi ha le proprie attività, ma siamo anche persone, è il capire come usare questo mondo, no? Io, per chi mi segue online soprattutto, sa che una delle cose che faccio prevalentemente, invece di pubblicare i selfie da Dubai, che non vado, pubblico cose utili alle persone, tra cui per esempio cercare di aiutarli a capire bene come non finire nelle truffe, no? Ah, che fatica, perché non siamo pronti. E allora, la password, un video straordinario che fa veramente ridere, che vi fa riflettere su come la gente gestisce e usa le password. Guardatelo, che bevo un goccio d'acqua intanto. Ammazzarissimo, bellissimo. Ammazza un po'. How safe people's passwords are. What is one of your mom's passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. And what's his name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name, and then just like a random number. Okay. Has you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. What's her name? Her name is Jolie. Jolie. So, like, I have a password here. It's going to be Jolie, and then that one. Yeah. Like, number one. Tragedia, ragazzi, una tragedia, però noi non molliamo, eh? E poi questa evoluzione non finisce mica qua, perché questo è solo l'inizio. Adesso siamo tutti, ci stiamo spostando nella realtà virtuale.
e nella realtà aumentata, no? Che ci cambia un pochino le vite. Tra un po', con tutti i vari visori, sarà normale vivere con il mondo etichettato. Cioè tu vai in giro e ti aspetti che le cose abbiano un'etichetta. Se una cosa non avrà un'etichetta, sarà una cosa antica. Per ora sia un momento di passaggio, perché l'hardware è ancora pesante, faticoso, senza entrare nelle marche, nei singoli device, ma tra un po' ovviamente sarà sempre più semplice. Gli occhiali, lenti a contatto, il mondo sarà sempre più, come dire, aumentato. C'è chi lo chiama metaverso, ma sbaglia, perché è un termine che significa un'altra cosa, che arriva da molti anni prima e soprattutto recentemente è stato utilizzato da un'azienda per un proprio, come dire, prodotto e scopo. Quindi se devo darvi un suggerimento, non usatelo, perché siate più precisi, in realtà aumentata, realtà virtuale, perché fa capire meglio di cosa si tratta. E poi c'è lei, quello che ci sta cambiando velocemente, mai come è stato prima, le vite. L'intelligenza artificiale. Qui dentro sono sicuro che tutti hanno almeno provato una volta ChatGPT, che molti lo usano regolarmente, la maggior parte di quello che si trova online è sempre più scritto dall'intelligenza artificiale generativa, non si riescono più a distinguere le immagini, quelle vere da quelle false. Sta succedendo un grandissimo guaio, che però porta anche a tante opportunità, no? Sto scrivendo un libro di questo, poi ve ne parlo, che parla proprio del rapporto che abbiamo con tutto ciò e di quanto questo può essere un problema per l'umanità se gestito male. Ma ha anche grandi vantaggi. Pensate alla sanità, quante cose sta migliorando, no? Ormai sono 40 anni che c'è l'intelligenza artificiale nel mondo della sanità, no? dell'analisi predittiva, no? delle diagnosi, del mondo diagnostico, che è sempre più straordinario e ormai è provato che ci vuole sempre un uomo al centro, sempre un uomo con l'esperienza che decida, ma ad esempio nell'identificare potenziali tumori, eccetera, è più brava l'intelligenza artificiale che due radiologi insieme. E come dicevo, tutto questo poi ovviamente ha grandi ripercussioni, perché ormai è disponibile a tutti da almeno un anno, da quando ChatGPT, più di un anno ormai, è entrato nelle nostre, gratuitamente o a pagamento a seconda dell'abbonamento, della nostra vita, e tutti i tools correlati, ci sta veramente cambiando tutto. E sta cambiando anche l'economia, eh? Lo sapete, piccole e medie imprese hanno una rivoluzione enorme. Il tema della privacy, mai stato così importante. E pensate che io vedo una grande dicotomia tra la percezione che hanno le persone della privacy e quello che è davvero. Quello che viene percepito è, sì vabbè dai, ma che mi frega, il mio indirizzo, una mail, un numero di telefono, e che vuoi che sia. La verità è che noi ogni giorno generiamo quantità di dati enormi che, se vengono visti in tempo reale, vi dico cosa si può fare, vengono i brividi. Cioè sapere esattamente dove siete e con chi siete. I nostri dispositivi sanno esattamente dove siamo e con chi siamo e cosa diciamo, hanno anche le orecchie. Questi dati vanno online, protetti, sì, fino a quando qualcuno non buca il database o fino a quando qualcuno non li buca in tempo reale e sa dove siete, con chi siete e quello che dite. Allora la privacy è una cosa seria. È certo, pensate che i garanti europei e mondiali, insomma, della privacy fanno una fatica a superare questo scoglio enorme. E poi non ci sono solo, come dire, no, abbiamo parlato dei vantaggi, abbiamo parlato un po' anche delle questioni che ci riguardano, e più questo mondo, cosa che non è che proprio non ce ne frega nulla, sta crescendo così tanto che tra il mondo cripto, che come sapete non necessariamente, insomma, consuma tanto, il mondo adesso dell'intelligenza artificiale che consuma tantissimo, insomma c'è una richiesta di energia, di capacità di calcolo che ciuccia acqua ed energia impressionante. E che cosa porta tutto questo? Porta anche a una marea di rifiuti digitali dappertutto, seri. Porta a acidi che escono dai dispositivi ed entrano nell'acqua che poi noi beviamo. Bambini che lavorano, minorenni molto piccoli, nell'estrarre terre rare, che non bastano per quello che se dovessero diventare tutte le auto elettriche, non ci sarebbero abbastanza minerali per farle funzionare. E poi buttiamo via tutto. Ci sono anche le ambulanze che a volte vengono a prendere gli speaker disperati per tutto quello che sta succedendo.
disparità che porta, perché c'è chi è connesso, c'è chi ha accesso a questo mondo e c'è chi invece non ce l'ha. E oggi essere senza quel mondo, senza quell'accesso è un problema. Ma ad esempio, pensate invece ai vantaggi dal punto di vista dell'inclusività, enormi. Ho un video carino che vi fa vedere, ad esempio oggi ci sono questi piccoli robottini che possono essere programmati e gestiti dall'intelligenza artificiale, guardate cosa possono fare per l'assistenza, no, a chi ha disabilità motorie, no? Cose incredibili, no? Ma c'è anche di più, eh? Non c'è solo questo, queste sono cose che si comprano oggi, c'è molto di più. Pensate ad esempio al malato di Parkinson che fa fatica a mangiare con oggi un dispositivo che costa 30 qualcosa, euro, dollari, franchi, è in grado invece di risolvere problemi. Le protesi intelligenti che permettono di fare, chi, no, un amputato di avere, di allacciarsi perfino le scarpe. E tutto questo, il mondo robotico insieme all'intelligenza artificiale, ha ripercussioni anche sul mondo del lavoro. E qui è uno dei punti più caldi, no? Qui andiamo a toccare l'anima della nostra società. E quanto chi guida la nostra società oggi, senza entrare nelle nazioni singole, è oggi consapevole di questo? Molto poco, purtroppo molto poco. Eppure incominciano a esserci robot dappertutto, bisogna tenerne conto. Ma mica solo questi, questi sono quelli che girano a Londra, ma mica solo questi che consegnano. Ah, a proposito, perché portano via il lavoro. Io ho il video di uno dei primi soggetti a cui è stato portato via il lavoro da un robot. Sono uno dei pochi ad averlo, ve lo faccio vedere. Guardate, intanto bevo dell'acqua. Ma scherzi a parte, oggi se fai il posteggiatore è un problema potenziale, perché lui costa molto meno di uno stipendio di un posteggiatore e pur volendo bene a tutti quelli che lavorano, questo è un problema serio di cui la politica in generale mondiale si deve occupare, perché altrimenti è un guaio. L'imbianchino è un problema. C'è un grosso problema, soprattutto lavori di cui neanche, perché tutti pensiamo alla sostituzione dei lavori, quelli di intelletto, no? I colletti bianchi, ma qua ci sono i colletti blu, che questo è un robot che è già in uso per pulire le toilette, non le pulirà bene come un essere umano, ma io vedo un problema qua, cioè no, non vedo un'opportunità, però le invenzioni non si possono disinventare. E soprattutto quando per un'azienda è più conveniente avere un robot, secondo voi che cosa fa? Questo è un robot trainizzato, quindi quello che vedete sono azioni che vengono ripetute uguali, identiche a quelle che ha fatto un essere umano. Quindi lui non è completamente autonomo, ma impara. Così come ChatGPT impara dalle parole e pappagallescamente ripete, lui braccescamente ripete. E allora capite che questo falletto. Ma non è finita, questo è quello della Tesla, non Gino Pinozzi saltimbanco. Tesla è velocizzato, vedete dietro che fa più piano, ma imparano a fare queste cose e pappagalleranno noi con la nostra esperienza. La nonna fa una pasta che se lo sogna il robot cuoco, e no, perché il robot cuoco copia i movimenti della nonna e li rifà uguali, e allora in cucina, così come abbiamo il microonde, avremo il robot o il cuoco stellato, perché basta scaricare il software a pagamento del cuoco stellato di Gordon Ramsay, paghi l'abbonamento Gordon Ramsay e a casa Gordon Ramsay che fa tutto. E allora capite che qui, allora, dobbiamo mettere l'uomo al centro di nuovo, perché non dico che l'intelligenza artificiale deve prendere il sopravvento, ma sicuramente sta dirompendo la nostra società e noi dobbiamo fare qualcosa. La soluzione, io penso che sia la collaborazione uomo-macchina, perché in fondo sono dei grandi pappagalloni, pensano e cercano di ripetere cose, ma non è che sanno quello che dicono. Quando ChatGPT scrive qualcosa di sensato, lui non lo sa cosa ha detto, imita un essere umano nel fare qualcosa di sensato. Ma
Se vi sentite, un po' perché a volte ho detto delle cosine che uno dice, porca miseria, meno male che era uno speech veloce, leggero, però ho finito e vi voglio soprattutto dare del messaggio positivo. Posso mai chiudere negativo? Sono uno che è positivo. No? Allora, prima di tutto non è mai troppo tardi, metti che uno si senta indietro e allora ho detto, c'ho anche la foto, proprio per preciso. Poi, dobbiamo solo identificare il vero nemico, è uno solo, facile, quello dell'abbiamo sempre fatto così, tutto cambia ad una velocità che non possiamo più permettercelo, e allora ecco l'immagine che ci convince. Guarda, arrivi e dici, guarda che devi cambiare, senti, ascolta, è un periodo di crisi, non ne parliamo neanche, e questo è il problema, ok? Che qua si vede bene, e soprattutto ci vuole un po' di positività. Però adesso dice, adesso qua ti voglio, Marco. Qual è la slide della positività? Dai. L'ho trovata. Ed è fortissima, guardala. Se non è positivo questo qua. E poi ci vuole coraggio, su quella è stata facile. Ecco questa qui. E siccome dobbiamo chiudere proprio bene, vuol dire, sì, ho capito, ci vuole coraggio, ci vuole positività. Però qua è cambiato tutto così veloce che io forse non sono pronto. E invece no, magari ce la possiamo fare lo stesso. Va bene? Grazie, ma non me ne vado. Fate finta che io me ne vado e fate un applauso. Qua. Chi mi vuole seguire per avere due novità, non metto le foto, quelle super... ha un QR code qua e vi aggiorno sulle varie robe. Vedo loro che sono pronti per venire e io sono qua pronto ad attendere. Giusto? Vai. È vero o non è vero? Facciamo finta di esserci visti adesso. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene. Ciao, grazie, piacere anche mio. Facciamo quedare qui. Ma certo, mi metto in the center. In